Konnichiwa e ben ritrovati tutti qui nel mio canale, siamo come sempre Giappo Gamer e ben ritrovati tutti qui su Gran Turismo Sport. Allora, rieccoci qui, questa è la schermata principale del videogame prodotto da Polyphony Digital, ovviamente giapponese. Allora, esperienze sul circuito, l'ultima volta abbiamo superato tutte le guide del principiante livello 3. Oggi invece andiamo a vedere la Tokyo Expressway, anello esterno-est, e poi dovrò vedere un attimo se fare anche Tokyo Expressway, anello esterno-centrale. Però intanto vediamo un po' questo Tokyo Expressway, vediamo un po' anello esterno-est, ovviamente Giappone. Ci sono delle prove da superare, più un giro in attacco, bene così. Curva 1, curva 2, con la BMW Z4 GT3 del 2011, mamma mia che macchinone. Curva 1, curva 2. E vediamo un po'. Vediamo un po' se ce la fa a caricare. Su, dai, coraggio. Oh, bene, bene, eccoci qua. Ok, ed eccoci in quel di Tokyo, Tokyo Expressway. Tokyo è una megalopoli veramente incredibile. Vai così. E ok, bene così. Bronzo 22.895, bene così. E proseguiamo. E 5.000 premi in denaro, buonissimo. Ok, bene bene. E proseguiamo subito con la seconda prova qui. E ok, eccoci qua di nuovo a Tokyo, sulla Expressway. E ok, eccoci di nuovo a Tokyo, sulla Expressway. Vai così. Vai così. Ok, bene così. Bronzo 51 e 278. Scusa se non ho tanto parlato, ma mi stavo veramente concentrando per superare questa prova. E ok, benissimo così. Procediamo, andiamo alla terza prova. Poi ci sta un giro conclusivo. Curva 12. E ok, eccoci qua subito in pista. Vai così. A cannone. Mamma mia che inchiodata. E ok, bene così. 23.726. Anche questa prova è andata. Adesso ci aspetta l'ultima prova. Altri 5.000 crediti per noi. Bene così. Dobbiamo comprare un sacco di macchinoni giapponesi. E andiamo direttamente all'ultima prova. Stavo dicendo, un giro in attacco. Dobbiamo sfidare un giro. Ok, bene, bene. Eccoci l'ultima prova.
un giro totale in questa Tokyo Expressway, anello esterno. Vai così, vai così. Mamma mia, 236 orari. Vabbè, poteva andare meglio quella curva. Vai così, vai così. Quella ce la facciamo tutta a cannone. Secondi, ok. Occhio a sta curva. Bene così. Ecco, ora potete andare leggermente meglio. Bene così, mamma mia, tutto a 200. Pure sulla rampa. Vai così, vai così. Occhio a questa curva. Ok, bene così. Quella curva là bisogna addirittura mettere in prima, mamma mia. Mettere in prima in questo gioco equivale quasi, non dico a perdere, ma poco ci manca. Vai così in quinta. Bene così, 2.19 e 941. E ok, bene così, bene così. 8.000 crediti, si vanno ad aggiungere a tutti gli altri, che siamo arrivati a 672.000, quindi potrei comprare un sacco di belli, bei macchinoni. Con il livello, siamo ancora a livello 7, quasi livello 8. Bene, quindi possiamo anche uscire, vediamo un po' se ci regalano qualche macchina. Allora, le ricompense sbloccate, Tokyo Expressway, anello esterno, est, bronzo, va bene, ok. Non ci regali niente? Va bene, ok, non ci regala niente. O sì, o no. Allenamento giornaliero completato. Sì, sì, ecco qua. Dai, qualche macchina. Non mi date la mini, datemi il macchinone, cazzarola, su. Datemi il macchinone, mi date la Renault. Oh, vai, che è la Viper? Sì, Viper GTS del 2013. Mamma mia, che macchinone. Quante gare ho vinto su Gran Turismo con la Viper GTS, non potete capire. Ovviamente della Dodge americana. Bene così, ok. Con questo episodio di Gran Turismo Sport siamo arrivati al 10% di esperienza sui vari circuiti. Ovviamente io prendo in esame anche a livello importante i circuiti giapponesi. Bene così, allora, per questo ennesimo episodio di Gran Turismo Sport, GT Sport, chiamiamolo come pare, vi è piaciuto, lasciate pure un bel like, un commento, a condivisione con i vostri amici. Da vostro Giappo Gamer è tutto. Sayonara e ai prossimi episodi.